L'odierno fanatismo economico sembra a tratti presentarsi anche nella forma di una rifeudalizzazione della vita sociale. In che senso rifeudalizzazione della vita sociale? Intendo con questa espressione, apparentemente fuorviante e sicuramente tale da produrre un effetto di straniamento, intendo con questa espressione il fatto che oggi stiamo assistendo a un ritorno di un feudalesimo postmoderno e ipercapitalistico basato non soltanto dal punto di vista quantitativo su una differenza sempre più oscena nel differenziale che separa i ricchi dai poveri, i primi dagli ultimi, il vertice dalla base. Accanto e connesso con questo aspetto vi è anche il fatto che i rapporti qualitativamente, i rapporti sociali, stanno tornando a presentarsi nella forma rigida che caratterizzava l'epoca feudale, pur in un contesto naturalmente molto diverso. In particolare, l'odierno Sacro Romano Impero della finanza sembra caratterizzarsi per più versi come composto anch'esso dalle tre grandi classi, o meglio dai tre grandi ceti che caratterizzavano la vita sociale all'interno del Medioevo, il quale Medioevo, come sappiamo, era caratterizzato dalla compresenza dei bellatores, degli oratores e dei laboratores. Oggi abbiamo queste tre categorie che ritornano in forma differente. I nuovi laboratores sono composti dall'esercito industriale di riserva dei precari, ovvero da quegli individui che senza alcuna garanzia, sottoposti ai flussi, alle oscillazioni costanti del mercato, sono caratterizzati da un'erogazione discontinua, intermittente e non garantita della forza lavoro. Oltre che, naturalmente, qui sta l'aspetto più propriamente neofeudale, sono caratterizzati questi nuovi laboratores dal fatto che stanno rispetto ai loro datori di lavoro in una posizione del tutto subordinata e subalterna, a tal punto da ricordare per alcuni versi non soltanto l'antico rapporto della corvée, ma anche un rapporto di dipendenza totale rispetto al signore feudale. Noto per inciso che l'espressione precariato con cui si caratterizzano solitamente i rapporti contrattuali odierni dei nuovi laboratores rimanda esplicitamente alla dimensione della preghiera, prex precis, da cui precario. Il precario è colui che per poter lavorare dipende dalla volontà di chi gli dà il posto di lavoro, per mantenere il quale il precario deve continuamente porsi in posizione orante rispetto al datore di lavoro. Poi la seconda categoria, rapidamente, la seconda classe è composta dai bellatores. I nuovi bellatores sono oggi i magnati della finanza, quella cinica classe apolide senza coscienza infelice, composta da puri, potremmo dire, mediatori della finanza e brokers, che in nome del mercato unico e della finanza transnazionale sono sempre pronti a produrre guerre per il mondo, che torna a sanguinare più che mai dopo il 1989, che è anche l'epoca, tra l'altro, della riesplosione endemica dei conflitti. Infine, l'ultima classe, quella degli oratores, ovvero del nuovo clero, è composta non certo dal clero, dai preti e dai monaci, come avveniva nel Medioevo, i quali, preti, monaci e clero, oggi, ove ancora esistono, svolgono una benemerita funzione di assistenza degli ultimi. Il nuovo clero oggi è composto da un clero regolare e da un clero secolare, il quale clero regolare si caratterizza per gli operatori dei media e per i giornalisti, che sono la parte organica di questo clero regolare, e poi vi è il clero secolare, composto invece da accademici ed intellettuali. Il clero regolare è quello che continuamente riproduce, duplica, glorifica e santifica i rapporti di forza esistenti, per i quali fornisce una sorta di
potremmo dire, giustificazione ideologica, di legittimazione simbolica, producendo quel nuovo ordine simbolico dominante, detto anche pensiero unico, che è poi la giustificazione sovrastrutturale del rapporto di forza classista capitalistico dell'epoca odierna finanziaria. Poi abbiamo, naturalmente convergenti rispetto al clero giornalistico, il circo mediatico, composto dagli operatori dei media, dagli spettacoli televisivi, dalla grande industria culturale mainstream, che anch'essa non fa altro che produrre una fabbrica dei consensi su misura, non fa altro che giustificare continuamente tramite la produzione di quadri ideologici, usa e getta, l'ordine simbolico dominante e i rapporti di forza quali realmente esistono nella realtà odierna. Per quel che concerne poi il clero secolare, abbiamo gli accademici e gli intellettuali. Gli accademici, per un verso, sia pure con un guinzaglio un po' più lungo rispetto a quello dei giornalisti, finiscono anch'essi, nella maggior parte dei casi, per muoversi all'interno di un perimetro preordinato dai rapporti di forza dominanti, perimetro concettuale all'interno del quale essi si muovono e che sempre legittimano, utilizzando categorie tarate su misura per giustificare l'ordine simbolico dominante, per produrre anche in questo caso una cattività simbolica. Categorie come quella di totalitarismo, la cui unica funzione è quella di demonizzare sia nel passato, sia nel presente, sia nel futuro, ogni possibile esperienza altra rispetto a quella della levigata e democratica non libertà occidentale, la dicono lunga in questo senso, ma poi anche le categorie del nichilismo relativistico, oggi dominante nelle accademie, che ha la funzione di delegittimare la possibilità di segnalare la falsità totale dei rapporti sociali permeati ovunque dalla forma merce. E si potrebbero menzionare molti altri casi tipici dell'odierno clero secolare. Infine gli intellettuali, che oggi sono un ceto nichilista che parla di tutto e non crede in nulla, è composto questo ceto degli intellettuali, anche in questo caso, da duplicatori della realtà esistente, i quali per un verso ripetono urbi e torbi che quello in cui viviamo è il migliore dei mondi possibili, o in maniera simmetrica ripetono che è il solo dei mondi possibili. Lo criticano anche talvolta, e tuttavia sempre impiegando quella che potremmo chiamare una critica conservatrice, che svolge cioè una funzione apotropaica rispetto a una critica reale, perché l'oggetto criticato da questi metrapansè del disincantamento, l'oggetto criticato è sempre poi riconosciuto come intrasformabile e quindi come tale da dover essere accettato pur nelle sue contraddizioni. Ecco allora che l'odierno ordine si presenta a tutti gli effetti come neofeudale. Vi è a questo proposito chi ha parlato di capitalesimo in riferimento al presente, a sottolineare come per un verso vi sia una rifeudalizzazione dei rapporti sociali e per un altro verso vi sia una nuova teologia tipica di questo nuovo medioevo, che peraltro nulla a che spartire con la grandezza culturale, simbolica, teologica e artistica del vero medioevo. La nostra è un'epoca di povertà simbolica e spirituale su tutto il fronte. Il nuovo medioevo ha anch'esso un nuovo Dio, una nuova teologia, composta da omelie neoliberiste e da mercatismo assoluto, da ipostatizzazione del mercato in nuovo monoteismo, anzi di più come solo monoteismo consentito, che deve anzi delegittimare senza posa tutti gli altri monoteismi della trascendenza.